Buongiorno! Oggi sono qua per provare a fare un weekly vlog, a filmare un po' della mia giornata ogni giorno durante questa settimana, o almeno ci provo, o almeno tenterò di filmare le cose interessanti. Mi vedrete spesso con questa felpina perché è praticamente l'unica felpa che ho qua a casa. Io sono tornata dalla mia vacanza in Sardegna e non mi aspettavo questo freddo, quindi sono impreparata, non ho capi. Pensate che ho dovuto utilizzare la lavatrice a gettoni qua sotto casa per lavare la trapunta perché non entrava nella lavatrice che abbiamo qui in casa. E sì, ho dovuto lavare la trapunta perché fa freddissimo e non riesco a sopravvivere senza. Sono molto contenta della mia lavatrice nuova, lo so, sembrano discorsi da vecchia, io mi sento un po' vecchia nel dirlo, ma quando ci siamo trasferiti, la lavatrice che c'era è morta, quindi ho provato il brivido di andarmi a scegliere la mia prima lavatrice. Non ho potuto scegliere il top del top perché comunque ero limitata dalle dimensioni del mobile in cui era incastrata la precedente lavatrice, però sono molto orgogliosa della mia piccola lavatrice, sembra quasi un giocattolo, però lava molto bene, quindi sono più che soddisfatta. Ebbene, dopo questi discorsi che interesseranno il mondo, direi di leggere qualcosa. Questa giornata non può iniziare finché non mi bevo la mia tazzona di tè bollente, tra l'altro. Questa miscela in particolare l'ho creata io, è a base di tè verde, menta e fichi. Per chi non lo sapesse, sullo shop CB's The Way Shop, oltre alle candele profumate ispirate a libri, fumetti e così via, ho iniziato a preparare anche del tè, mi sto divertendo tantissimo, soprattutto perché li devo testare e quindi ogni scusa è buona per farmi una tazza di tè caldo. Questa sera andrò alla presentazione dell'ultimo fumetto di Giulio Macaione, Stella di Mare, edito da Bao a un prezzo di 18 euro. L'ho letto ieri, una storia che mi è piaciuta tanto. Innanzitutto mi piace un sacco l'abbinamento cromatico. Di quest'autore avevo già letto Basilico e mi era piaciuto tanto. E anche questa storia comunque mi ha lasciato sensazioni molto positive. Una cosa che avevo apprezzato molto di Basilico sono gli ambienti, e anche in questa graphic novel è stato bellissimo immergersi a Cefalù. Sono poi curiosa di sapere qualcosa di più sulla nascita di questo fumetto, la simbologia. In particolare ci sono le sirene e sono molto curiosa di sapere qualcosa di più dall'autore, visto che poi lo intervisterò in diretta su Instagram. Oggi mi piacerebbe iniziare la ragazza del convenience store, Murata Sayaka. Io lo attendevo tantissimo, questo libro. Volevo leggerlo immediatamente una volta arrivato, ma poi ho avuto altre cose, non avevo tanta voglia di leggere libri, quindi è rimasto un po' sul comodino. Spero di leggerlo anche che se in realtà oggi sto aspettando un altro libro che vorrei assolutamente leggere, quindi vediamo. Eccomi qua nella solita postazione video. Oggi c'è una luce un po' così così perché il sole va e viene, siamo proprio in autunno, come suggerisce la mia camicia. Ho appena girato un video che devo affrettarmi ad editare per poi caricare perché dovrà uscire proprio oggi. Bene, sono, non dico indietro con la programmazione video, ma ho avuto tante cose da fare. Chi non mi segue su Instagram non sa che ho un profondissimo disagio con il pranzo. Non so mai che cosa cucinare, ma soprattutto non ho voglia di cucinare il pranzo. A proposito comunque di cibo, ultimamente su Food Network stanno dando tutti gli episodi praticamente di Cucine da Incubo con Gordon Ramsay e adoro, ho visto quasi tutte le puntate, ma mi fa comunque un sacco ridere. Io adoro Gordon Ramsay. Recentemente ho anche visto l'ultima stagione di Hell's Kitchen. Top. Parlando sempre di cibo, parte 2, avevo filmato qualche giorno fa un video in cui vi parlo di cibo. È un argomento per me molto delicato perché mi sento continuamente giudicata per quanto mangio, per quel che non mangio. Mangi troppo poco e cioè, cose di questo genere mi fanno stare molto male, soprattutto se vengono da persone che non mi conoscono. Tempo fa avevo fatto un post sul blog in cui vi raccontavo un po' quello che mangiavo durante la giornata, no? Quei classici post, cosa mangio in un giorno. E mi sono sentita anche in quel caso dire che mangio troppo poco. Come se la foto potesse pesare comunque il piatto, cioè,
Io sarò sincera, non mi peso, non mi interessa quanto peso, mangio quello che mi va, mangio quando voglio e da quando vivo da sola, che posso farmi la spesa da sola, mangiare, cucinare, fare quello che voglio, sto anche meglio. Comunque quello che volevo dire è che nell'ultimo periodo, in tanti se ne sono accorti comunque anche su Instagram, che ho ripreso a cucinare, non solo dolci, perché cucinare dolci comunque è una mia passione da praticamente sempre. Ma cucino anche altre cose e a parte il pranzo, che per me è sempre un grande scoglio perché non mi va mai di cucinare, per il resto della giornata cucino molto volentieri la colazione, la merenda, la cena. Passando molto tempo da sola è un momento un po' così della mia vita. Comunque mi sono trasferita in città nuova, bla bla bla, tutte queste cose nuove per me, spesso sono anche in difficoltà e cucinare mi aiuta a scaricare un po' di tensione, a riprendermi magari se non sto troppo bene. Al di là del quanto mangio, cosa mangio, l'atto stesso di cucinare, fare qualche cosa per me mi rende felice ultimamente, quindi sono contenta e niente, volevo semplicemente condividere questa piccola cosa che per me in realtà è molto importante, perché ho sempre avuto paura di parlare di cibo, almeno qua sul canale, proprio per tutti questi commenti che continuo a ricevere nella vita di tutti i giorni. Mi sento un tantino orribile perché ancora devo caricare il video e sono 2:30 e in genere pubblico i video alle 3, quindi sono proprio borderline. Però il computer è quasi scarico, ha suonato il corriere, è arrivato un pacco che voglio farvi assolutamente vedere, perché si tratta di un libro che esce proprio oggi in libreria. Wow, eccolo qua, mamma mia, sono troppo contenta. È arrivato anche super sano e salvo, è bellissimo, io lo inizio a leggere. Cioè in realtà no, dovrei fare altre cose, ma appena torno a casa lo leggo. Tra l'altro io continuo a guardarmi le ciglia perché mi sembra di avere le ciglia finte. Mi sa che l'ho già detto comunque in questo video, che palle. Visto che me lo scrivete spesso su Instagram, è sempre lui, è sempre il mascara di Chanel. Ieri sera alla fine, quando sono tornata a casa, non ho più filmato perché ero stanca e ho giusto preparato una cosa al volo e guardato Temptation Island VIP. Allora, io non ho mai guardato in vita mia Temptation Island, ho incominciato da quest'anno perché sono spesso a casa da sola e anche la sera, quindi cercavo qualcosa di intrattenimento da tenere più che altro come sottofondo. E in realtà non dico che io mi stia appassionando, però è simpatico secondo me, è divertente, se preso con le pinze comunque. Per quanto riguarda le letture, ho iniziato a leggere il numero 5 di The Promised Neverland, che nonostante la storia mi piaccia, mi sono un attimo fermata, circa a metà, non lo so, oggi è una giornata un po' strana. Vorrei iniziare a leggere Figli di Sangue e Ossa, che mi è arrivato ieri, ma non l'ho letto perché, cioè non l'ho incominciato subito perché dovevo andare all'evento, avevo diverse cose da fare e, cioè, è bellissimo comunque e io non vedo l'ora. Spero di iniziarlo oggi. Oggi giornata è partita un po' col piede sbagliato, però speriamo di farcela. Intanto sono riuscita a recuperare una felpina che fosse diversa. Sto lavorando allo shop, sto testando un po' di cose. Oggi è giovedì, se non sbaglio, e ho deciso di preparare i waffle. Tra l'altro io uso questo tostapane che ha le piastre cambiabili per fare appunto i waffle. Quindi sono delle pagnottine. Li metto semplicemente così e poi chiudo. Aspetto 5 minuti circa, comunque ogni tanto li controllo. Stanno venendo fuori dei mini waffle, ma hanno un aspetto delizioso. Ho già provato questa ricetta in passato, ma erano venuti troppo dolci, cioè
Le ricette americane sono sempre stradolcissime, a me poi non piacciono i dolci troppo dolci, quindi ho provato a metterci meno zucchero, quindi vedremo come saranno venuti. Tra l'altro in questi giorni non sto leggendo granché. Ieri ho terminato il numero 5 di The Promised Neverland, che mi è piaciuto, però non è stato nulla di che. I precedenti numeri invece erano adrenalinici, questo invece l'ho trovato un po' più piatto, forse dipende da me, non ho tanta voglia di leggere, non c'è nulla che mi catturi in particolar modo. E no, non ho ancora iniziato il libro che attendevo tantissimo, morivo dalla voglia di leggerlo, Figli di sangue e ossa, niente, o ossa e sangue, mi confondo sempre, comunque è ancora lì sul comodino che aspetta. Non ci posso credere, ho filmato 3 video di fila, perché non so se ve ne siete accorti, ma sto cercando di portare 3 video sul canale a settimana, quindi mi sto impegnando tanto, spero di portare cose belle, nuove, continuare le rubriche che mi piacciono e che seguite volentieri. Se poi ci sono dei video in particolare che vorreste vedere qua sul canale, fatemelo sapere, prossimamente arriverà qualcosa anche di abbastanza cozy. Oggi colazione a letto, perché forse si sentirà già dalla voce, non sto tanto bene fisicamente, temo di essermi presa una qualche influenza. È appena arrivato un gigapacco da Amazon, perché ho fatto un ordine ovviamente, apriamolo. Piccola parentesi, comunque io mi sono presentata in queste condizioni al corriere e non c'è mai una volta che il corriere sia un vecchio, sono sempre giovani e bellissimi, perché? Torniamo al nostro pacco. Allora, qua ci dovrebbero essere i contenitori per le candele, quindi nulla di estremamente interessante. Mentre qua abbiamo... Vabbè, questo è per Mr. Cibi, quindi lo metto già da parte. Riconoscete questo libro qua? Molto probabilmente riconoscerete Robin Stevens. Questa è la raccolta di mini storie dell'autrice e ce ne dovrebbero essere un paio a tema Halloween, o sicuramente una, quindi ho deciso di recuperarlo proprio per poter leggere la storia dedicata ad Halloween nel periodo di Halloween. Il secondo titolo è un mattonazzo, cioè non ci posso credere, ma guardate quanto è grosso. È immenso ed è capire, fare, reinventare il fumetto. Ovviamente non potevo farmelo sfuggire. Forse mi aspettavo anche qualcosa di scritto. Ah, ecco, ci sono magari qua e là anche delle parti un po' più scritte. Beh, però figata. E poi vabbè, qua ho preso spugnette da trucco, vabbè, non interesseranno a nessuno, però mi servivano. Oggi gnocchi con il sugo mentre mi guardo Hell's Kitchen All Star, penso si chiami, comunque la 17ª stagione di Hell's Kitchen. Dopodiché riprendo a lavorare allo shop, devo infatti finire i pacchetti da spedire alle ragazze che sono state selezionate. Mamma mia, detta così sembra chissà che cosa, comunque. Come rappresentanti del negozio ho chiesto loro di scegliere qualcosina, quindi l'ho già preparata, devo terminare i pacchetti e sono super emozionata, ma ho anche un po' paura che le mie cose, le mie creazioni non piacciano, o non lo so, ho sempre mille dubbi al riguardo. Ecco qua tutto quello che spedirò, ho già impacchettato 2 candele, devo fare le altre 2, poi il tè, penso ancora di non avervelo fatto vedere in questo video, comunque sono molto molto contenta di come sono venuti fuori i prodotti. Oggi sono qua sul divano e sto leggendo Melagrana. Non so perché stamattina mi è venuta voglia di leggere questo fumetto, e anche se adesso non è mattina mi è rimasto questo pallino, e quindi da dopo merenda ho iniziato a leggerlo. Si tratta di un'antologia, quindi ci sono fumetti di autori diversi, e il tema principale di questa raccolta è appunto l'eros. La cosa bella è che, trattandosi di storie comunque differenti, a parte che ci sono tantissimi stili diversi, ma anche i tipi di sesso, di amore sono differenti. C'è veramente varietà e secondo me completezza da questo punto di vista, quindi ottimo. Vi ho pur fatto vedere oggi che è arrivato questo libro, l'ho fatto vedere anche ad Arianna ed è tipo impazzita dalla gioia, che bello condividere un po' queste gioie con qualcuno. Io praticamente un po' di tempo fa avevo pensato di fare delle spillette
queste per la read-along che facciamo insieme anche a Giorgia e ad Alessia, ispirata appunto a questa serie di romanzi di Robin Stevens. E lei mi ha lanciato un sacco di altre nuove idee, mi ha proprio amplificato, ma soprattutto mi ha fatto scoprire un profilo che poi vi lascerò linkato qua sotto in descrizione, di una ragazza appassionata anche lei di crime, ma in particolare ricrea delle ricette, o meglio ricrea dei piatti presenti in romanzi crime e pubblica le ricette sul suo blog. E io tipo non pensavo di averne bisogno in vita mia, ma adesso ne sono tipo ossessionata. Cioè, la cosa bella di internet secondo me è proprio questa, che ti permette di metterti in contatto direttamente o indirettamente con tante persone diverse, ti permette di scoprire delle realtà incredibili. Stamattina sono stata alle poste a spedire i pacchetti per i wrap e poi ho fatto una piccola spesa perché ho trovato una ricetta per fare dei biscotti ispirati, come vi dicevo ieri se non sbaglio, ai biscotti che mangiano Daisy e Hazel, e quindi sono curiosa di provarli. Mi mancava l'uvetta e il burro, quindi sono andata a recuperarli. Adesso vado a casa visto che non è una bellissima giornata qua fuori. Questa comunque è la mia postazione, piccola anteprima del video di martedì. Adoro, così dreamy, con ste lucine lilla. Poi, vedete, è un po' buio e quindi si vedono un sacco. Poi c'è la nuova copertina di Tiger sul letto. Adoro. Diciamo che l'impasto non è dei migliori, non perché sia venuto male a me, ma secondo me c'è qualche problema nella ricetta. E ora inforniamo. Questo è il risultato. Sembra quasi carino, molto cozy. Adesso li assaggiamo, o almeno li assaggio io. Dunque, i biscotti erano buoni, ma troppo uvetta per i miei gusti, quindi proverò di nuovo a fare una ricetta simile, modificando un po' l'impasto perché è venuto un po', e mettendoci magari meno uvetta, ma secondo me verrebbe toppissimo togliendoci l'uvetta e mettendo invece della mela e dei mirtilli. Visto che ormai è buio e fa freschino, direi di salutarci qua. Spero che questa idea del filmare un pezzo di giornata quasi ogni giorno della settimana venga bene. Ancora non ho finito di editare il video, quindi non so come verrà, ma spero soprattutto che questa idea possa piacervi. Mi raccomando, fatemi poi sapere qua sotto nei commenti le vostre impressioni. Io e la mia tazza di tè fumante vi salutiamo e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!